Alessandro Barbero, storico e docente di storia all'Università di Torino e divulgatore televisivo, è tornato a Biella per una serata speciale al Teatro Sociale Villani, gremito in ogni ordine di posto, in occasione dei 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. La serata era inserita nel ciclo di incontri e dialoghi con la modernità, a cura dell'Hauser Biella e del Centro Documentazione Massazza Gall. Barbero ha parlato di Vittorio Veneto, luci e ombre di una vittoria. Ma fu davvero una vittoria, professore? Ma come tutte le cose italiane non c'è una risposta unica. L'Italia è un paese con una storia strana, è un paese spaccato e anche quella vittoria va vista da due punti di vista diversi. Certo che è la vittoria, cioè il nostro esercito ha fatto tutto il nostro popolo ha fatto dei sacrifici pazzeschi. I nostri nonni erano lì e tantissimi sono morti per quella vittoria. Quindi certo che fu una vittoria e vale la pena di celebrarla. Al tempo stesso è la vittoria di un paese con la schiena rotta, perché alla guerra siamo sopravvissuti a stento, di un paese governato male, come quasi sempre, di un paese che all'improvviso, da paese che voleva liberare gli altri italiani, diventa un paese che vuole invadere gli altri popoli e andare a Bolzano e andare in Dalmazia. E insomma è una storia strana, è una storia molto italiana di cui non c'è né da vantarsi né da lamentarsi. L'ideale sarebbe cercare di conoscerla per capire un po' meglio che strano paese siamo. Da quel momento di crisi anche economica post bellica nacquero poi dei nazionalismi che portarono al fascismo, che portarono alla Seconda Guerra Mondiale. In questo senso c'è da imparare. Ma questa è una cosa, diciamo, che riguarda non solo la storia d'Italia ma la storia d'Europa. L'Europa si è suicidata con la Prima Guerra Mondiale, in cui i paesi europei armati fino ai denti si sono scannati a vicenda. Purtroppo alla fine della guerra, che secondo molti il popolo era stanco di guerra, in tutti i paesi la gente diceva basta, questa è l'ultima, non se ne faranno più. Ma al tempo stesso tutti i paesi erano delusi, irritati, con la sensazione che gli avevano rubato qualcosa. Ecco, sì, una cosa possiamo impararla: quando un paese ha la sensazione che gli hanno rubato qualcosa e che altri paesi più fortunati, più potenti comandano e tocca ubbidire, questo non promette bene. A me colpisce quando lei racconta la storia, sembra quasi che le passi davanti un film mentre ce la spiega. Ma la storia è un film, salvo che è vero.